Londra è strapiena di fast food. Se ne cade, dove vi girate troverete qualche fast food. Infatti è famosa anche quella leggenda metropolitana che dice che ogni passo che si fa a Londra si sentirà una puzza diversa. In realtà sono quelle persone pipì che non amano i sapori di tutto il mondo. Perché è vero, camminando per Londra sentirete sempre odori diversi provenienti da cucine diverse: indiano, pakistano, cinese, vietnamita, italiano, spagnolo, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa c'è di male in tutto ciò? Dove andate, troverete dei fast food. I più conosciuti ovviamente si trovano dappertutto e sono McDonald's, Burger King e KFC. Adesso vi starete chiedendo chi è KFC. È il più famoso fast food che si occupa di pollo. Ma roba, com'è buono! Io impazzisco per KFC, soprattutto quando si vanno a spendere fior di quattrini per comprare una cosa così grande, piena di pollo fritto. Ah, viva il colesterolo! Ovviamente non ci sono solo questi come fast food a Londra, ma ce ne sono tanti altri di marchi meno conosciuti o più o meno conosciuti. Per esempio Subway. E so che Subway anche in Italia ha qualche sede, e poi c'è Caffè Nero, Pret a Manger, Costa, che non appartiene a Costa Crociere, ma è un altro brand, e poi ci sta lo Spoglios Hermanos. No, sto scherzando, no, lo Spoglios Hermanos non c'è in Inghilterra. C'è Nando's, ci sono intere catene di ristoranti, come per esempio la Siguanas, che fa cibo sudamericano. Ce ne sono davvero tanti. Quindi, se pensate di applicare per qualche fast food in Inghilterra e volete candidarvi a qualche posizione di lavoro, cercate di studiarvi un poco la policy dell'azienda, la storia, come vedono l'approccio sul mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Può essere un fattore in più che vi aiuterà sicuramente a giocarvi qualche carta al momento del colloquio. Siate furbi!